Beh, un bando importantissimo, questi sono 21 milioni di euro destinati a tutte le imprese che stanno all'interno del cratere, finanziano spese anche già fatte perché tutto quello che è stato fatto dal 24 di agosto del 2016 in poi è finanziabile, così come quello che si vorrà fare avanti, anche aprire una nuova attività. Sono a fondo perduto, sono risorse che parlano veramente a tutti, più semplici delle risorse europee. Quindi facendo attenzione a questo bando, credo che tanti soggetti troveranno soddisfazione e quello che gli può servire per fare qualcosa in più, per creare un posto di lavoro, per fare quell'investimento in grado di sostenere la propria attività, per recuperare quanto speso dal 26 agosto ad oggi. E sono molto importanti i fondi per le perimetrazioni perché permetteranno di partire. Lì soprattutto un fatto di tempi, ormai sono mesi che abbiamo trasmesso i piani approvati. E vanno solo finanziati, non è previsto nessun passaggio intermedio. Come arriveranno i fondi, i comuni potranno riprogettare le loro città. Come altrettanto importante, i fondi per l'area campeggio si chiamano così: sono aree che permettono ad Arquata, nei paesi più colpiti, di far tornare tutta quella popolazione che abitualmente d'estate tornava. Arquata quadruplicava la popolazione nel periodo estivo, che sono linfa vitale per la comunità, per le attività che hanno coraggiosamente riaperto in questo territorio e per il desiderio veramente delle persone che tornano. Che lo fanno con un legame fortissimo con questi luoghi. Ecco, noi ci teniamo molto, sono anche in questo caso tanti mesi che aspettiamo queste risorse e stiamo andando troppo lunghi, abbiamo bisogno che le risposte arrivino.